Un acquirente per il capannone? Ha già chiamato Caterina per una pulitina? Eccolo là, mio socio. Finalmente ben arrivato. Senti, io ho già fatto il prezzo che ci interessa. Mi sa che questa volta lo vendiamo. Cosa farei senza di te? Con i conti sono davvero un disastro. Buongiorno, signor Giovanni. Ma chi sta arrivando? Sto cercando un boss per fare una nuova moschea. State cercando lavoro? È bene che vi rivolgete qui, ai miei vicini. Forse non ci siamo capiti. Siamo qui per acquistare il vostro capannone. Che? Ma certo! Signor? Nasser. Scusi, al telefono la voce sembrava proprio diversa. Venga, venga su! Questo è il nostro capannone. Ha una grande metratura. Venga che glielo mostro. Aspetta, aspetta. Ma cosa vorreste fare? Siamo un'associazione religiosa e qui vorremmo fare una nuova moschea per la città. Che? Ma voi non siete italiani? Un posto per riunire e pregare tutti insieme. E qui mi sembra tutto a norma, tutto a posto. C'è anche il parcheggio fuori, bello grande, accogliente. In ordine per fedeli. Scusa, ma vuoi dire che qui verranno un sacco di persone come te, con quelle zone lì sopra, a creare scompiglio qui dentro? Ma cosa dici, Giovanni? Sono un'associazione culturale molto seria e soprattutto le loro intenzioni sono concrete. E io dovrei vendere il mio capannone a un gruppo di beduini che creano delle azioni sospette. La preghiera non è sospetta, è un atto di rispetto e di visione verso Dio. Ma qual è Dio? Voi volete creare soltanto una situazione a delinquere. Che stai dicendo, Giovanni? Io non voglio! Questi qui, prima vengono qui! Ci vadono, portano le loro usanze! Portano la loro religione! E poi, boom! Mi dispiace, signor Nasser, il mio socio sta esagerando. Che sproloqui sono questi? Casino, terroristi, sono brave persone poi. Che ti importa? L'importante è che noi vendiamo il capannone e salviamo i nostri debiti. No. Ho detto di no! Non vi voglio qua! È chiaro? Signor Giovanni, signora Mara. Ma tu sei italiana? Sì, sono italiana e ho sposato un algerino. Sono la ragioniera di questa associazione e siamo un gruppo di preghiera. Siamo gente normale, gente che lavora, che cerca di rispettare gli altri e speriamo che anche gli altri rispettino noi. Non siamo banditi, ladri e nemmeno terroristi. Professiamo e rispettiamo le nostre usanze e la nostra tradizione. Siamo musulmani e abbiamo il diritto di pregare e portare avanti la nostra religione. Non giudichiamo nessuno. Signor Giovanni, ci venda il suo capannone e ci lasci fare di questo luogo un luogo di preghiera. Inshallah. Che?